Presidente, io le chiedo, vedo che ora lei è distratto, però io le devo chiedere una cosa importante, Presidente. Io le devo chiedere, Presidente, se mi può ascoltare, e ritengo sia una cosa importante per tutti, soprattutto per lei che raccontava di essere il Presidente del popolo, il Presidente dei cittadini, l'avvocato di tutti. Io le chiedo di Bibbiano. Lei sa bene che cosa è successo a Bibbiano? Perché forse a lei... No, per favore, scusi, si rimetta la maglia sopra, per favore. La maglietta, però no, io non mi costringa, non ci sono esibizioni che siano ammissibili in quest'aula. Io però, si ricomponga e rimetta com'era prima. Le devo togliere la parola, non mi costringa a questo. Si rimetta la maglia per cortesia. Se no devo interrompere l'aula e mi dispiace, perché tutto questa mattina è avvenuto tutto nella massima correttezza. Per cortesia si rimetta la maglia. Presidente, devo diversamente interrompo l'aula. Presidente, posso dirle però... La seduta è sospesa. Una per cortesia. Vorrei ascoltare. Basta, basta. La dignità in quest'aula non manca, per cortesia. Prosegua. 20 anni. Basta. Basta. Allora rivolgetevi a me. Non mi piace. Non mi piace che ci sia una botta e risposta. Ognuno si rivolga a me. Prosegua. Grazie, Presidente. Io non credo di dovermi vergognare quando si parla di situazioni del genere, dove si parla di situazioni dove chiediamo anche commissioni d'inchiesta perché sono sotto gli occhi di tutti. Forse si deve vergognare.